Ciao a tutti, oggi andiamo a preparare una torta scrigno. È una torta favolosa. Innanzitutto abbiamo bisogno di pan di Spagna, dei cioccolatini, panna colorata, al kermes per la bagna e della crema al cioccolato. Le dosi le troverete tutte nell'info box e a fine video. Iniziamo con mettere l'al kermes come bagna nella nostra torta. Dopo farciamo con la crema, io in questo caso userò una crema senza uova al cioccolato. Dovete praticamente aggiungere del cioccolato alla ricetta che vi lascerò a fine video. Dopo chiudiamo con l'altro strato di pan di Spagna. E andiamo a sigillare il tutto con un po' di panna montata. Io l'ho colorata con del colorante rosso ed è venuto questo rosa, rosa come l'amore. Scherzi a parte, dopodiché siamo pronti per decorare la nostra torta. La torta la andrò a decorare mettendo la panna prima creando una striscia verticale, dopo delle striscioline orizzontali. Dobbiamo andare a fare una specie di cestino. Dopodiché io mi sono preparata un mezzo cuore di cioccolato preso della carta forno sciolto del classico cioccolato fondente per dolci. E ho creato il mezzo cuore. Mi sono aiutata con la forma dello stampo della torta. Ho fatto appunto questo mezzo cuore e lo vado ad adagiare come se appunto è uno scrigno, un cestino aperto. E continuo dopo a decorare sia l'interno della torta. Potete mettere della frutta, potete mettere dei cioccolattini, potete mettere tutto ciò che volete, dei fiori. Veramente tutto vi potete sbizzarrire. Secondo me, se trovate la frutta fresca di stagione, è ancora più bella. Sopra il cuore vado a continuare il cestino. E questo è il risultato finale. Fatemi sapere cosa ne pensate. E amatevi tutti i giorni, non solo il giorno di San Valentino. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, guarda questo video e pollicine su. Ciao!